Un giorno il maltempo delle ultime ore ha provocato danni anche a Norcia e parliamo della Tenso struttura che è stata allestita nelle settimane scorse per effettuare i tamponi Covid nella città nursina. Proprio a causa del peso della neve la struttura è crollata, si sta cercando in qualche maniera una soluzione visto che proprio questa struttura era stata allestita per fronteggiare l'emergenza Covid e quindi per assicurare l'esecuzione dei tamponi Covid. Sempre a Norcia ha subito rilevanti danni la Tenso struttura allestita nell'ex campo sportivo che era stata prevista proprio dopo il sisma del 2016 che viene utilizzata per attività socio-ricreative. Aggiorneremo sulla situazione a Norcia anche nella seconda edizione del nostro telegiornale. Continuiamo a parlare di maltempo perché secondo le previsioni meteo viene prevista una temperatura più alta, leggermente più alta nel weekend e quindi nuove precipitazioni nevose. Quindi c'è da segnalare una preoccupazione proprio in riferimento a eventuali ulteriori nuove frane, smottamenti che hanno creato, come vedete nelle immagini che abbiamo proposto in questi ultimi giorni, specie in Valnerina, hanno creato gravi disagi alla circolazione e diversi incidenti. Proprio a questo proposito, per i territori di Terni e Spoleto, l'assessore dei lavori pubblici della Regione dell'Umbria, Enrico Melasecchi, ha assicurato che c'è l'intenzione da parte della Regione di ottenere i finanziamenti necessari per sanare i danni che sono già stati accertati, dunque arrivano assicurazioni proprio da parte della Regione, ai sindaci di Terni e Spoleto, che hanno espresso la loro preoccupazione per quanto avvenuto. Ci sarà la massima attenzione, assicura la Regione, per quanto di sua competenza proprio nell'invio di richieste di finanziamenti al Governo. Torniamo a parlare della situazione Covid in Umbria. La regione dell'Umbria rischia la zona arancione a partire dall'11 gennaio. Nelle prossime ore il governo procederà ad adottare le decisioni per le colorazioni delle regioni. Weekend in zona rossa, questo è l'ultimo giorno in zona gialla, almeno per il momento per la regione dell'Umbria. Sabato e domenica in zona rossa e quindi dall'11 gennaio l'Italia avrà i suoi nuovi colori e c'è il rischio arancione per l'Umbria. Ricordiamo le decisioni verranno assunte a seguito del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità in base all'indice RT. In caso di raggiungimento dell'1 si avrà la segnazione della zona arancione, dall'1,25 in su la segnazione della zona rossa. Parliamo ancora di Covid, trasferendoci a città di Castello, focolaio alla Muzzi Betti della città Tifernate, come avevamo già ricordato nelle edizioni scorse del nostro telegiornale, con l'aggiornamento che arriva a 100 persone contagiate dal virus. Sono stati vaccinati i primi 6 addetti della residenza sanitaria di Città di Castello. Abbiamo fatto il punto con il sindaco Bacchetta, ma ne parleremo più tardi. Allora, pronto il contributo da Città di Castello. Sentiamo il sindaco Luciano Bacchetta. Evitato il Covid. Tuttavia i segnali sembrano essere per adesso abbastanza incoraggianti, speriamo continuino ad esserlo. Tra l'altro ieri si sono vaccinati ben 6 operatori di Muzzi Betti. Questo è un bel segnale, perché ovviamente se si riuscirà a avviare la campagna di vaccinazione all'interno delle strutture delle residenze sanitarie assistite e tra gli operatori delle residenze sanitarie assistite, ovviamente i rischi di contagio diminuiranno molto molto sensibilmente. Ieri sono stati i primi 6 vaccinati, ripeto, 6 persone che operano all'interno della struttura. Col proseguo del tempo, spero presto, verranno vaccinati anche i nostri anziani, perché anche da questo punto di vista, dal punto di vista scientifico, mi pare di capire, chiaramente scienziato non sono, ma mi pare di capire che aver avuto il Covid non mette del tutto al riparo da poterne essere ancora colpiti a distanza di molti mesi. Quindi, siccome c'è incertezza su molti aspetti, è giusto, chiaro, necessario che la campagna di vaccinazione parta presto e parta bene. Ieri abbiamo avuto i primi segnali importanti. E speriamo davvero che le cose possano volgere al meglio, perché la vicenda di Muzzi Betti veramente
tocca tutti sia dal punto di vista umano che dal punto di vista anche sociale, perché i nostri numeri positivi erano abbastanza contenuti e un focolaio, lo chiamano cluster, quelli più colti di me così esteso, 100 persone, ripeto, ovviamente va tenuta assolutamente sotto controllo perché rischia di diventare pericoloso. Tra l'altro la collaborazione con l'ASL ha prodotto il trasferimento temporaneo di due infermieri di ASL all'interno della struttura, perché c'era e c'è ovviamente anche questo problema, essendoci ben 26 operatori positivi rischia di esserci anche carenza di personale. L'ASL, dimostrando anche in questo caso un notevole spirito di collaborazione, ha trasferito temporaneamente due suoi infermieri all'interno di Mustibetti, e non era facile perché anche ASL ovviamente in prima fila, il reparto Covid è pieno, la terapia intensiva ha numeri consistenti, per cui è chiaro e ovvio che anche i nostri operatori all'interno dell'ospedale vive una situazione di stress non secondario e non marginale, per cui già il fatto che due infermieri che operano all'interno dell'ospedale vengano trasferiti a Mustibetti per una fase temporanea in questo momento è già un buon segnale. Speriamo che altri possano arrivare in questa contingenza, proprio perché c'è necessità di personale, c'è necessità di presenza di operatori sanitari, in quanto, ripeto, è stata compiuta un'operazione che ritengo molto intelligente, che è quella di aver creato un reparto Covid apposito all'interno della struttura di Mustibetti, che ospita oggi 49 persone. E auguriamoci che le cose migliorino presto, soprattutto per i nostri anziani. Questo è il punto della situazione del sindaco di città di Castello sulla delicata situazione della residenza sanitaria Mustibetti. Rimaniamo sul tema vaccinazioni con il quadro in tempo reale con la nostra schermata. Sono stati somministrati finora 4.919 vaccini per 1.160 in più rispetto a ieri, questo è l'aggiornamento di oggi, venerdì 8 gennaio, quindi abbiamo quasi 5.000 vaccinati rispetto alle dosi che sono state già consegnate, vale a dire 9.835 per una percentuale del 50%. C'è da dire che entrando nella fase più importante della campagna di vaccinazione saranno destinati al vaccino in queste ore gli ospiti delle RSA con l'ingresso proprio nelle varie strutture dei vari team vaccinali preposti alla vaccinazione. Questo è l'aggiornamento in tempo reale che vi offriamo con la nostra redazione. Ricordiamo quasi 5.000 persone proprio in rispetto ai dati di oggi, venerdì 8 gennaio, sono state vaccinate rispetto alle 9.835 dosi consegnate, il quadro nazionale con 412.619 somministrazioni, 91.542 quelle nelle ultime 24 ore con dosi consegnate che si attestano a questo numero, 918.450 su tutto il territorio nazionale con una percentuale del 44,9%. Continuiamo a parlare di quelli che sono gli effetti della pandemia sulla crisi di molti lavoratori colpiti dall'emergenza, e allora è stato pubblicato avviso una tantum autonomi, si tratta di un sostegno di 1.500 euro per ciascun lavoratore che ha dimostrato di subire una grave crisi a seguito dell'emergenza sanitaria. Questa è la decisione della Regione, è una misura che ci spiega nel servizio Valentina Baldoni. È stato pubblicato l'avviso una tantum autonomi della Regione Umbria per sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi economica derivata dall'emergenza Covid-19. L'avviso si può consultare online sul bollettino ufficiale della Regione e sul portale istituzionale di ARPAL Umbria. La misura, approvata dalla Giunta regionale il 16 dicembre scorso, prevede l'erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto di 1.500 euro a favore dei lavoratori particolarmente colpiti dalla crisi economica derivante dalla diffusione del virus Covid-19. Uno strumento importante dal punto di vista finanziario, ha commentato l'assessore Fioroni, con oltre 13,4 milioni di euro destinati.
Si tratta di una misura complementare rispetto ai ristori nazionali, che fa seguito ad altri interventi una tantum già attivati nei mesi scorsi. Le domande potranno essere presentate solo tramite il servizio online raggiungibile all'indirizzo servizidigitali.arpalumbria.it, con accesso mediante SPID a partire dalle 12 del 14 gennaio e fino alle 14 del 26 febbraio. Per richiedere informazioni, Sviluppo Umbria ha predisposto 4 numeri di telefono dedicati: 075-5681-280, 075-5681-281, 0744-806070, 0744-806071 e un indirizzo email: avvisounatantum@sviluppoumbria.it. Per assistenza tecnica nel compilare la domanda si può inoltre contattare Umbria Digitale dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 18, il venerdì dalle 8 alle 14. Si attendono i risultati del monitoraggio del Comitato Tecnico Scientifico Regionale. Parliamo della riapertura delle scuole superiori in Umbria per arrivare ad una decisione. Lo aveva ricordato, ribadito già ieri la Presidente della Regione dell'Umbria, Donatella Tesei, dopo il rinvio all'11 gennaio della riapertura in presenza al 50% delle scuole superiori della nostra regione, ma emerge sempre di più la sensazione che si possa rinviare ulteriormente l'ingresso in presenza e quindi ci possa essere un ulteriore rinvio a metà gennaio, addirittura alla fine del mese. Oggi è prevista una riunione in giunta per arrivare ad una decisione, ricordiamo ancora una volta, in base ai dati che saranno forniti dal Comitato Tecnico Scientifico per la riapertura in presenza al 50%, lo ricordiamo, delle scuole superiori regionali dopo la riapertura delle scuole dell'infanzia, delle scuole elementari, delle scuole medie, già avvenuta nel corso della giornata del 7 gennaio scorso. Anche in serata dovremmo avere dati più certi su quella che sarà la decisione, l'eventuale ordinanza ad hoc da parte della Regione sulla riapertura al 50% delle scuole superiori in Umbria. Andiamo adesso a parlare del sopralluogo che è stato effettuato nelle ultime ore tra Rocca San Zenone e Giuncano da parte dell'assessore ai trasporti della Regione dell'Umbria di Come le Secche con l'assessore all'ambiente del comune di Terni, Benedetta Salvati, proprio il punto in cui è caduta la frana sui binari che ha provocato il deragliamento di un treno regionale con due contusi. Lo stesso assessore regionale, qui vedete nelle immagini, proprio con l'assessore al comune di Terni Salvati, ha ricordato che c'è stata una verifica di persona della situazione interessata dalla caduta della frana sui binari. E quindi c'è stato un primo contatto con i tecnici incaricati da Rete Ferroviaria Italiana per capire le conseguenze proprio di questa frana che ha provocato l'incidente ferroviario di ieri pomeriggio. Con l'assessore Melasecche, ha ribadito l'assessore Salvati, il comune di Terni, ci sarà uno stretto contatto per monitorare l'evoluzione della situazione sia nell'immediato con l'obiettivo di far riaprire la linea in sicurezza prima possibile, sia per individuare soluzioni più complessive ai problemi della Valserra e della linea ferroviaria Terni-Spoleto che si trascinano, ha ricordato l'assessore Salvati, da anni, specie in condizioni di maltempo. Parliamo adesso di lavori. Di lavoro, da pagina del lavoro del settore aeronautica, perché la CGIL esprime preoccupazione per i licenziamenti che potrebbero essere attuati nell'ambito del settore aeronautica. Preoccupazioni in questi giorni sono trasformate in realtà, come viene riportato in una nota ufficiale, visto che proprio qualche mese fa la stessa CGIL aveva espresso le preoccupazioni per l'importante crisi che ha investito il settore dell'aeronautica e per le pesanti ricadute sull'occupazione. E le preoccupazioni in questi giorni, appunto, si spiega, sono diventate realtà. È necessario che si avvii, secondo la CGIL, la task force regionale contro i licenziamenti, è una nota congiunta ai CGIL e CISL e UIL, che seppure fino al 31 marzo ci sarebbe il blocco, di fatto questo non vale per i lavoratori somministrati, quindi il problema del blocco di licenziamenti riguarda i lavoratori somministrati, lavoratori che hanno grandi professionalità, si spiega nella nota, e specifiche competenze, come ricorda anche Wanda Scarpelli, che vediamo nelle immagini, CGIL Perugia, insieme a Rocco Ricciarelli della Felsa CISL Umbria e Roberta Giovannini da Wiltemp Umbria. Nel 2020 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
di Toscana, Umbria, Sardegna ha concesso agevolazioni accise agli operatori per oltre 130 milioni di euro, tutti in particolare nel servizio di Alessio Romanelli. Nonostante il lungo periodo di emergenza sanitaria, è stata intensa e costante l'attività dell'ADM Toscana, Sardegna e Umbria in favore dell'utenza e a sostegno delle imprese anche sul fronte delle agevolazioni e delle compensazioni economiche in materia di accise. Nel 2020, infatti, gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presenti sul territorio delle tre regioni hanno liquidato agli operatori agevolazioni economiche per un totale di 130 milioni e 539 mila euro. Sono state trattate tempestivamente quasi 20.000 richieste di rimborso e sono stati erogati più di 93 milioni di euro agli operatori del settore autotrasporti, 512 mila euro al settore taxi e più di 36 milioni di euro quali rimborsi di accise versati in eccesso. Resta quindi alta l'attenzione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il sostegno all'economia del Paese in un'ottica di semplificazione dei rapporti con l'utenza. E adesso parliamo di caccia perché un'ordinanza regionale consente ai cacciatori umbri lo spostamento al di fuori del proprio comune nelle giornate di sabato 9 gennaio e domenica 10 gennaio nel rispetto delle normative in materia venatoria e delle misure di distanziamento sociale e prevenzione anti-Covid. Sentiamo ancora Valentina Baldoni. La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato un'ordinanza che consente ai cacciatori umbri lo spostamento al di fuori del proprio comune nelle giornate di oggi, sabato 9 e domenica 10 gennaio, per esercitare le attività di controllo della fauna selvatica e la caccia nel rispetto delle normative in materia venatoria e delle misure di distanziamento sociale e prevenzione anti-Covid. Lo rende noto l'assessore regionale alla caccia, Roberto Morroni. L'ordinanza consente lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione per le attività di controllo della fauna selvatica autorizzate dall'amministrazione regionale. Per l'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza venatorio, ovvero di iscrizione, compresa la caccia ad appostamento fisso e le attività complementari come l'addestramento e allenamento di cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta nel rispetto della normativa di settore. Consente inoltre l'esercizio venatorio all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie nel rispetto della normativa di settore. Il provvedimento è limitato ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali. Torniamo a parlare della situazione Covid in Umbria con i dati aggiornati sull'andamento del contagio in tempo reale per la giornata di oggi, venerdì 8 gennaio. Sono 215 i nuovi casi di positività che sono stati accertati nelle ultime 24 ore. Dunque c'è un aumento evidente e qui c'è anche la sensazione che si possa superare l'indice RT a 1 e quindi entrare in zona arancione. C'è il rischio zona arancione, lo ricordiamo, per l'Umbria a partire dal prossimo 11 gennaio. Dunque 215 nuovi casi positivi, era 64 il numero dei casi positivi nella giornata di giovedì, sale a 4.108 il numero degli attuali positivi rispetto ai 4.061 di ieri. C'è anche comunque un aumento dei guariti, più di 100, sono circa 160 guariti nella giornata di oggi, due i decessi registrati, mentre i dati rassicuranti arrivano dai ricoveri, due in meno rispetto a ieri, quindi si scende da 323 a 321 ricoveri di pazienti Covid, così come scende anche il numero dei ricoveri in terapia intensiva da 44 di giovedì a 43. Dunque sono 43 le persone affette da Covid ricoverate in Umbria in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono quasi 4.000, quelli processati nelle ultime 24 ore. Questi sono i dati aggiornati, dunque bollettino Covid-19 in Umbria di oggi, venerdì 8 gennaio. Ricordiamo due decessi e 215 nuove positività con l'andamento dei ricoveri che non registra
novità di rilievo, per fortuna, anzi in diminuzione, da 323 a 321 le persone complessivamente ospedalizzate, di cui 43 in terapia intensiva, una in meno, lo ricordiamo, rispetto alla giornata di ieri. Questi sono aggiornamenti proprio in tempo reale, l'andamento del contagio in Umbria dopo quello che è il quadro che abbiamo fatto sempre in tempo reale sulle vaccinazioni in Umbria, l'andamento delle vaccinazioni, quasi 5.000 persone su più di 9.000 dosi consegnate in Umbria finora. Adesso parliamo del problema cinghiali a Terni, un problema sempre più evidente anche sulla scia delle varie pubblicazioni sui social di video di cittadini ternani che riprendono cinghiali nel cuore della città ternana, atto di indirizzo presentato da parte di Terni Civica, vediamo. Un problema che non sembra di facile soluzione è quello dei cinghiali nelle vie della città di Terni. Continuano a proliferare sullo web video di molti cittadini che pubblicano immagini di cinghiali che scorazzano tranquillamente nel cuore della città ternana. La presenza di cinghiali, ha dichiarato nei giorni scorsi il capogruppo di Terni Civica Michele Rossi, in particolare al confine con le aree agricole o boschive, è un problema serio che è all'ordine del giorno del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Secondo Rossi occorre che le autorità preposte intervengano con misure appropriate per garantire la pubblica incolumità. Ha presentato un atto di indirizzo proprio dal capogruppo di Terni Civica. La Regione dell'Umbria nei mesi scorsi ha annunciato la messa a punto di un nuovo piano di gestione del cinghiale in Umbria ed è ormai osservato che occorrono nuove strategie per incrementare gli abbattimenti e facilitare la riduzione della specie laddove la presenza è incompatibile con l'attività agricola. Secondo Rossi, gli ambiti territoriali di caccia devono essere sollecitati ad incrementare gli abbattimenti e ad organizzare interventi sempre più incisivi. Sempre nel documento presentato dal capogruppo di Terni Civica si chiede un impegno dell'amministrazione comunale a seguire ancora più attentamente il problema, sollecitando in maniera ancora più determinata chi di dovere. Allora, abbiamo proprio adesso l'aggiornamento per quanto riguarda la riapertura delle scuole in Umbria. Si ripartirà l'11 gennaio, riapertura delle scuole superiori in Umbria al 50%, dunque aggiornamento che arriva proprio adesso dalla giunta regionale, dunque riapertura al 50% per le scuole superiori in Umbria a partire dal lunedì 11 gennaio. Andiamo nuovamente a Terni perché con un'ordinanza emanata ieri il Comune di Terni ha provveduto a regolamentare la circolazione per consentire l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della scarpata prospiciente il parcheggio dell'azienda ospedaliera di Terni in via Vitalone a cura dell'azienda stessa. Ecco le immagini del punto interessato dall'ordinanza del sindaco Latini, come ha confermato l'assessore della mobilità del Comune di Terni Bordoni. Proprio a partire da ieri fino al prossimo 11 gennaio è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli nel tratto compreso tra la rampa di accesso a via Martin Luther King e la strada di Santa Maria Maddalena. Adesso andiamo a parlarvi dell'accordo che è stato presentato proprio poco fa in videoconferenza, l'accordo siglato tra l'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia e l'Istituto Onnicomprensivo Ipsia di Terni. Alessio Romanelli. Nuove opportunità formative e di lavoro si aprono per gli studenti che si iscriveranno all'Istituto Omnicomprensivo Ipsia Pertini di Terni nel campo della moda, grazie ad un accordo siglato stamattina con l'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia. Il direttore dell'Accademia Emidio De Albentis ed il dirigente scolastico dell'Ipsia Fabrizio Canolla hanno infatti firmato una convenzione che prevede lo scambio del know-how tra i docenti dei due istituti, in particolare tra quelli del corso di Fashion Design dell'Accademia con quelli dell'indirizzo Moda Made in Italy dell'Istituto Professionale. La convenzione prevede inoltre attività di orientamento verso gli studenti del quarto e quinto anno dell'Ipsia, la creazione di eventi e convegni che promuovano e approfondiscano le tematiche affrontate nel corso dell'anno, percorsi orientativi di studente per un giorno e stage formativi svolti dagli allievi dell'Ipsia presso l'Accademia di Belle Arti. Come direttore dell'Accademia, ha detto il professor De Albentis, tengo ad evidenziare che la nostra istituzione, oltre a ricercare accordi di partenariato di ambito nazionale ed internazionale, è molto interessata a sviluppare relazioni con il territorio umbro e con le scuole secondarie superiori e questo accordo va proprio in questa direzione.
Questa convenzione, sottolinea il preside Canolla, costituisce una preziosa opportunità formativa per gli studenti del corso Moda Made in Italy del nostro istituto, permettendo finalmente di avere una formazione universitaria di alto livello senza uscire dai confini regionali. Dunque, ricordiamo la notizia appena arrivata in redazione, è confermata la riapertura in presenza al 50% per le scuole superiori in Umbria a partire da lunedì 11 gennaio. C'era più di un'incertezza, anche confermata dal presidente Tesei nella giornata di ieri. Invece, proprio da seguito alla riunione di giunta, sulla base dei dati del Comitato Tecnico Scientifico Regionale, è stata adottata questa decisione di confermare la riapertura al 50% in presenza a partire dall'11 gennaio delle scuole superiori. Adesso lo sport, parleremo di calcio, ma anche di volley, naturalmente tutto l'ambito del calciomercato delle squadre umbre di Serie C. Tra poco, arriviamo subito. Dal 1980 SISAS è un'azienda leader nel settore della segnaletica e della sicurezza stradale. SISAS offre una vasta gamma di prodotti che vanno dalla segnaletica ai sistemi di monitoraggio del traffico e della mobilità. Visita il nostro sito sisas.it o mandaci una mail a info@sisas.it. La sicurezza di chi circola sulle strade è la nostra priorità. SISAS, la strada è la nostra passione. Ristorante Pizzeria Maghera, aperto tutti i giorni a pranzo dalle 12 alle 15. Vi aspettiamo a Perugia in via Pietro Soriano 64. DCD Studi Estetici è leader in Italia per il dimagrimento. Vieni a provare le nostre soluzioni innovative. Con Electro Sculpture rimodelliamo, tonifichiamo, eliminiamo centimetri, cellulite e buccia d'arancia. Con crioterapia eliminiamo il grasso localizzato con risultati immediati. Alla DCD sarai sempre sotto controllo medico e con le diete normocaloriche e personalizzate associate ai nostri trattamenti otterrai grandi risultati. DCD Studi Estetici Perugia, via Gerardo Dottori 93, telefono 075 527 1330, dcddimagrimento.com. Forti Infissi, l'eccellenza italiana nei serramenti in PVC ed alluminio. Da impianti all'avanguardia e nel rispetto della migliore tradizione serramentistica italiana nascono finestre ai massimi livelli di comfort, design e risparmio energetico per le case di tutta Italia. Sciabbi, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno, scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti Infissi ha una finestra per ogni tendenza, oggi con incentivi eco bonus e super bonus. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Perugia, Foligno e nel nuovo punto vendita di Arezzo. Assistenza completa nelle pratiche di cessione del credito. Sei convinto che la tua casa, il tuo locale o la tua azienda siano sicuri e igienizzati? Non correre rischi. Pianifica una sanificazione affidandoti a professionisti del settore. Upkeep è azienda leader con sedi in tutta Italia. Esperienza pluriennale, macchinari all'avanguardia e tecnici specializzati con rilascio di certificazioni. Scegli Upkeep. Apriamo il TG Sport dalla Sierra Perugia, impegno contro Ravenna che si avvicina, una Sierra Perugia che vuole riscattarsi dopo la sconfitta con Trentino. Sentiamo Elena Ballerani.
Un'altra settimana piena per i Black Devils per recuperare la forma e allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato che sarà in trasferta domenica prossima 10 gennaio al Pala De André di Ravenna. I Black Devils continuano al Pala Barton la loro preparazione al prossimo match in programma domenica sera a Ravenna con fischio d'inizio posticipato alle 20:30. Coach Vita Leinen e il suo staff hanno predisposto il piano tattico e stanno facendo lavorare la squadra sulle situazioni tecniche che non hanno girato a dovere domenica scorsa al Pala Barton contro Trento, mentre lo staff sanitario tiene sempre monitorata la condizione generale della squadra e in particolare degli infortunati. Fortunati Russo ed Atanasievic. Parte dunque il rush finale della Superlega con Perugia che dopo la trasferta in Romagna chiuderà la regular season in un mese con i match casalinghi contro Milano e Monza e quelli in trasferta a Modena e Civitanova. Il tutto entro il 7 febbraio, giorno di chiusura della stagione regolare. In mezzo ci sarà anche la settimana dedicata alla Coppa Italia. Perugia, seconda nel ranking, è già certa di affrontare Ravenna, settima testa di serie. Sì, certo, guarda. Qua noi siamo persone, giocatori, da domani ci alziamo con la testa su, abbiamo tempo di lavorare, una settimana piena di miglioramento secondo me, questo che adesso dobbiamo sfruttarlo, magari abbiamo due partite lontanate che sicuramente ci daranno la possibilità di lavorare tantissimo. C'è grande dolore nell'ambito tifoseria della Perugia per la scomparsa di un grande tifoso biancorosso, Eugenio Rossi, che purtroppo si è reso al male incurabile, era di Taverne di Panicale. Una giornata triste per l'ambiente della Perugia, Perugia Calcio che sta preparando la trasferta di Materica per la ripresa del campionato, il primo match del 2021. È una settimana particolare, così come per tutte le realtà del calcio di Serie C, con il mercato di gennaio appena iniziato. Sul giocatore della Perugia Falserano c'era il Pescara, la società abruzzese si sarebbe allontanata dall'eventuale operazione d'acquisto dell'esterno del Grifo. Su Falserano adesso c'è l'Entella che potrebbe prendere il giocatore ex Venezia, ma naturalmente la fase della trattativa è ancora in evoluzione. Intanto torniamo sul primo acquisto del nuovo anno da parte della società biancorossa, Michele Vano, presentato ieri dal club. Tutto ringrazio il direttore che mi ha seduto qua a fianco per avermi dato questa opportunità. Rappresenta una tappa molto importante per la mia carriera e so che devo dare il massimo e onorare questa maglia. A Mantova ero arrivato l'ultimo giorno di mercato e non sono riuscito a trovare continuità con allenamento e minuti in partita e quindi ho fatto fatica. Appena sono arrivato ho parlato col mister, mi ha spiegato il sistema di gioco e tutte le situazioni. Sono un attaccante, per quanto riguarda il ruolo non mi interessa, basta che gioco e insomma onoro la maglia. Questa è una società ambiziosa, me ne sono subito accorto, qua hanno sempre fatto calcio vero e non ci ho pensato sicuramente due volte a venire qua. Già mi sono trovato bene con tutti i compagni, quindi dobbiamo lottare insieme e correre tutti insieme per raggiungere l'obiettivo. Il numero di maglia ho scelto il 32. Non sono uno che guarda tanto i numeri, non sono neanche scaramantico. Il girone B è un girone di Lega Pro molto tosto, con tante piazze blasonate, ma anche le cosiddette piccole che voi chiamate non sono così, perché andare in casa e vincere non è semplice. Sicuramente il Perugia ha obiettivi alti. E la squadra è stata attrezzata, una squadra molto importante e dovremo andare in tutti i campi a correre e cercare di vincere. Per quanto riguarda quello che prometto ai tifosi, io prometto, ho detto, di onorare la maglia e sono concentrato su un obiettivo. Dopo quanti gol farò non lo so,
però l'importante è vincere, perché remiamo tutti dalla stessa direzione. Le prossime tre gare del Perugia saranno trasmesse da Eleven Sport e anche sul canale YouTube di Eleven Sport, quindi parliamo di Metallica Perugia diretta su Twitch Channel per il pre-partita, avremo un giocatore del Perugia in esclusiva, quindi tutte le considerazioni da fare prima del match, anche durante il match e nel post-partita, canale 12 di TF Channel, ve lo ricordiamo, a partire da domenica alle 14. Questa partita con il Metallica, così come la gara interna con Feral Pisalò del Grifo di domenica 17 e il match di Fano di domenica 24, saranno trasmesse da Eleven Sport. E anche su Sky le altre successive, quelle con l'Arezzo, con il Cesena e con il Mantova, e poi naturalmente vi aggiorneremo su tutto il programma della girone di ritorno in queste due modalità diverse di trasmissione tra Sky e Eleven Sport. Eleven Sport, ricordiamo, per le prossime tre gare in esclusiva assoluta per quanto riguarda le gare dei Grifoni. Apriamo velocemente una finestra sul fronte scuola, giusto per integrare il nostro telegiornale. Ci correggiamo a proposito di quella che era una notizia trapelata proprio negli ultimi minuti sulla riapertura delle scuole superiori in presenza al 50% l'11 gennaio, notizia che però mi dicono proprio adesso dalla redazione non è stata ancora confermata secondo i dati del Comitato Tecnico Scientifico Regionale, e quindi attendiamo per l'ufficialità della riapertura dell'11 gennaio le prossime ore, quindi nella seconda edizione potremo essere ancora più precisi. Torniamo a parlare di sport, naturalmente di calcio, con il mercato delle Umbre di Serie C, dal Perugia alla Ternana e al Gubbio, alla vigilia della gara con il Monopoli. Il direttore sportivo della Ternana chiude il mercato rosso-verde, nessuno se ne vuole andare, e i risultati, dice Leone, sono sotto gli occhi di tutti. Poi andremo a parlare del Gubbio con più ballottaggi per Torrente in vista della sfida contro l'Imolese. Nicola Agostini. Il ritorno in campo in programma domenica alle 17.30 quando al Liberati sarà di scena il Monopoli. Buone notizie dall'infermeria per Cristiano Lucarelli, che può contare di nuovo sui centrali difensivi Kontek e Suager dopo l'emergenza che nelle ultime giornate ha afflitto il reparto arretrato. Intanto ha parlato al Messaggero il direttore sportivo Leone, fresco di rinnovo con la Ternana. Non toccheremo questa squadra per quanto riguarda il mercato, ha dichiarato il DS, e continua a dirvi che le trattative le terrò d'occhio solo per vedere se riuscissi a trovare qualcosa la cui finalità sarebbe quella di migliorare il gruppo. Vantaggiato non me lo ha chiesto nessuno e lui non è venuto mai a dirmi che vuole andare via. So che invece lui vuole rimanere qui e andare avanti insieme a noi. So anche che circolano sempre delle voci, ma lasciano il tempo che trovano. Questo gruppo sta lavorando nella maniera giusta e i risultati sono lì a confermarli. Proprio contro il Monopoli, i rossoverdi proveranno ad aumentare di nuovo il distacco dal Bari per riprendere da dove si era partito a suon di vittorie. Ultimo record, gli 11 successi consecutivi che la Ternana proverà ora a migliorare nella seconda parte di campionato. Andiamo a parlare di Gubbio, se la regia è pronta, proprio della prossima sfida con l'Imolese. Il Gubbio ospita l'Imolese domenica alle 15 al Barbetti. Quattro ballottaggi per Torrente nei ruoli chiave, i due esterni di difesa, un centrocampista e uno dei due attaccanti. Alle riprese dell'ostilità, il tecnico ha ritrovato una rosa in salute con alcuni dei giocatori che avevano reso sotto le aspettative che si stanno rivelando in gran forma, e questa è senza dubbio la nota più positiva. Quale formazione allora? Nel ruolo di terzino destro, dove Formiconi legittima uno spessore tecnico e di esperienza notevole, scalpita Rafa Muñoz, che rispetto al compagno in fase di non possesso fa più fatica, ma quando c'è da attaccare per arrivare al cross dal fondo sa spingere e forte. Dall'altra parte Migliorelli, che finora ha garantito uno standard non consono. L'esterno però durante la sosta si è allenato molto bene, tanto da mettere in discussione la maglia da titolare di Ferrini, difensore centrale che si è dovuto adattare da quarto basso. Anche in questo caso vale lo stesso discorso, Ferrini garantisce tenute e coperture, Migliorelli in fase di possesso ha altre caratteristiche. L'arrivo nelle fila dell'Imolese di Piovanello, ex Catania, e di Bentivegna, ex Juve Stabia, potrebbe indurre ad una soluzione sulla fascia sinistra o su quella destra più bloccata. La scelta più rumorosa potrebbe arrivare a centrocampo, dove Ucadà non ha il meglio, Megelaitis e Malaccari finora hanno egemonizzato il trio. Stavolta però c'è l'altro spagnolo del gruppo, Sainz Maza, che recita il ruolo di quarto incomodo. Torrente potrebbe aver pensato proprio a Sainz Maza per dare più tecnica, più qualità
al centrocampo. In attacco il duello è quello tra De Silvestro e Gerardi, velocissimo e imprendibile. De Silvestro, gladiatore, capace come pochi di lottare sulle palle alte. Gerardi, chi sarà ad affiancare Gomez? Capitolo a parte per l'argentino, che lamenta un affaticamento muscolare, ma dovrebbe comunque stringere i denti ed essere regolarmente nell'11 titolare antimolese. Un ultimissimo aggiornamento sul fronte Covid per quanto riguarda la nostra regione. L'Umbria è destinata a rimanere in zona gialla per la ripartenza della prossima settimana, quindi dall'11 gennaio. Quindi avevamo parlato del rischio zona arancione che per il momento si allontana, tenendo conto anche degli ultimi dati dell'andamento del contagio, e in serata arriverà la nuova ordinanza del Ministro della Salute Speranza, che andrà in vigore a partire proprio da domenica 10 gennaio, ma per il momento, secondo gli ultimi dati relativi all'indice RT, l'Umbria è destinata a rimanere in zona gialla, quindi una buona notizia per la nostra regione. Ne parleremo nella seconda edizione del nostro telegiornale, vi aspettiamo alle 19. Buon pomeriggio.